L'abbiamo accennato in apertura, siti e musei archeologici in rete col territorio. Si tratta di un progetto culturale ed economico che coinvolge molteplici aziende in una forte condivisione attiva per far conoscere il nostro patrimonio archeologico. Il servizio è a cura di Maurizio Ciotola. È seguito il progetto SMART con Carlo Delfino, editore che ha sostenuto fortemente e ha dato origine a questo progetto insieme a Sardegna Ricerche e che chiaramente ha un obiettivo, quello di far conoscere la nostra isola e i nostri siti archeologici non solo in Sardegna ma in tutto il mondo. Beh sì, oggi è la giornata conclusiva di questa iniziativa che è partita a settembre dello scorso anno, quindi diciamo che in meno di un anno abbiamo sviluppato il progetto che si è concluso e che effettivamente ci consente di poter portare l'isola fuori dalla Sardegna. Il progetto SMART è un progetto di valorizzazione dei nostri beni archeologici, l'abbiamo fatto con 20 attività, come dire, di musei e di monumenti che hanno creduto in questo progetto. Un progetto che per la prima volta vede assieme 20 realtà. Ecco, in un'isola dove Pocos, Locos e Malunidos imperversa, finalmente c'è un'inversione di tendenza. La volontà tutti assieme, no, di poter contribuire allo sviluppo ma soprattutto alla conoscenza di un'isola che è poco conosciuta. Dottor Sirena è direttore del progetto SMART. SMART è un acronimo di che cosa esattamente? Beh, intanto SMART vuol dire intelligente, veloce, facile, è un termine moderno ma che parla una lingua molto antica, che è quella dell'archeologia. Una rete tra musei archeologici e soprattutto tra società cooperative che gestiscono da più di 20 anni i più importanti siti e musei archeologici della Sardegna.